mistero attorno ad un turista inglese 2 giorni fa. Si era presentato in questura per denunciare il furto del suo camper. Il mezzo è stato ritrovato, ma ora risulta scomparso proprio il proprietario. Secondo la polizia, sono troppe le circostanze poco chiare attorno a questo turista inglese di 79 anni. Al contrario di quanto aveva dichiarato, il camper non sarebbe mai stato rubato, in quanto ritrovato parcheggiato regolarmente in via Arduino. Sono stati i passanti a segnalare la presenza del camper marca Ford Transit, attirati dal forte miagolio di un gatto affacciato ai finestrini. Il turista in questura aveva dichiarato di essere in città con la moglie ed aveva assicurato che si sarebbe recato al consolato britannico di Milano per avere assistenza, in quanto sul camper aveva lasciato il passaporto. Sempre secondo gli accertamenti della polizia, in realtà il pensionato inglese non si è presentato al consolato e dai riscontri sulla sua identità risulta scapolo. Il gattino è stato liberato dai vigili del fuoco e portato al canile comunale di Frazione Quarto. Del suo padrone invece permane un fitto mistero. Ed aveva accecato ad un occhio il suo compagno di cella. Ieri il giudice del tribunale di Asti gli ha inflitto una condanna ad 8 anni di reclusione. Anwar Salama, 24 anni, egiziano, nel carcere di Quarto aveva aggredito Mohamed Nafi, di 32 anni, marocchino, conficcandogli un abiro in un occhio. Secondo la perizia compiuta dal medico legale Rita Celli, il marocchino ferito ha accusato la perdita totale della vista dell'occhio sinistro e una notevole diminuzione del destro. E ieri sera all'interno della rassegna musicale Asti Musica si sono esibiti i Jethro Tull, storica band inglese degli anni 70. Il leader del gruppo, lo scozzese Ian Scott Anderson, famoso per aver introdotto nella musica rock il flauto traverso, è apparso in ottima forma saltando tutto il tempo sul palco nonostante i suoi 64 anni di età. Jethro Tull hanno proposto uno spettacolo della durata di 1 ora e mezza, eseguendo i migliori brani del repertorio tratto dai 20 album pubblicati. Spettacoli di luce e musica hanno accompagnato l'intera piazza cattedrale, gremita di gente di tutte le età. E come di consueto chiudiamo con gli appuntamenti. Domani sabato a Calliano, per iniziativa del Centro Servizi per il Volontariato, in programma una serata musicale nel verde tutta particolare. L'appuntamento è per le ore 21 al Parco Brick in frazione San Desiderio. Nel castello di Castelnuovo Calcea invece la Croce Verde di Monbercelli, sempre alle ore 21, organizza una serata musicale presentata dalla Compagnia della Verde. Le offerte raccolte all'ingresso saranno devolute alla stessa Croce Verde. E con questo da Asti è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento ai prossimi collegamenti.